Vorrei dire qualcosa sulla discussione, sull'arte della discussione che oggi è in decadenza. Oggi non si discute, si chiacchiera, si litiga, ma non si discute. Quali sono le caratteristiche fondamentali del discutere? A mio modo di vedere sono tre. Il primo elemento è la disposizione a mettersi in discussione. Ciascuno di noi ha le sue idee, ha i suoi punti di vista, è posseduto dai propri demoni e disporsi a discutere vuol dire disporsi a perdersi, ad abbandonare le idee più consolatorie, i punti di vista più consolidati, scuotere le proprie radici. Discutere vuol dire questo, scuotere reciprocamente le proprie radici, a cominciare dalle proprie. Se io veramente voglio discutere, devo essere disposto a scuotermi tutto, dalla punta delle foglie fino alla profondità delle radici. Il secondo elemento è la disposizione a cogliere tutta la realtà e tutta la verità che c'è nell'altro. Io discuto con un altro e sono realmente interessato alla verità che contiene il suo modo di vedere, il suo modo di considerare le questioni, il mondo, la vita e la morte. Il terzo elemento, infine, è la disposizione a costruire. Io ho un mio modo di vedere e sono disposto a metterlo in discussione, a cambiarlo. L'altro ha un modo di vedere e io devo sforzarmi a comprenderlo e ad assumerlo. Ma questi sono i punti di partenza. Bisogna costruire insieme qualcosa che ci allontani dal porto tranquillo nel quale avevamo ormeggiato la nostra mente e ci faccia fare un viaggio per conquistare un nuovo porto, una nuova meta. Ecco, io vorrei farvi qui di seguito un esempio di un modo di non discutere. Oggi ne abbiamo intorno a noi infiniti, noi stessi li pratichiamo senza rendercene conto. La letteratura, il teatro ci hanno regalato degli esempi memorabili di non discussione. Nell'Edipo Re di Sofocle c'è un dialogo fra Edipo e Tiresia. Apparentemente è una discussione, in realtà non lo è. E perché non lo è? Perché Tiresia pensa di possedere la verità e quindi non deve mettersi in discussione, può dire o non dire, cerca di non dire, poi dirà la verità, lui la possiede, la presunzione della verità. Dall'altra parte Edipo dice di voler cercare la verità a tutti i costi, in realtà quando la verità fa capoccetta, quando affiora, lui la malintende, la rigetta, la rifiuta, grida al complotto, quindi né Edipo né Tiresia vogliono in realtà discutere. Vediamo come Sofocle mette in scena questa volontà di non discutere, che è una rappresentazione nobile di quello che vediamo noi ogni giorno intorno a noi. Lo prendiamo da un certo punto, il dialogo. Tiresia,
a Edipo, lasciami tornare a casa. Se mi dai retta, più agevolmente sopporterai il tuo destino, ed io il mio. Edipo, le tue parole sono ingiuste. Tu non dimostri riconoscenza verso la città che ti ha nutrito se ci privi dei tuoi responsi. Tiresia, ma vedo che anche tu parli a sproposito, e quindi bada a non cadere nello stesso errore. Edipo, no, in nome degli dèi, non voltarti indietro. Se tu sai, noi tutti ci inchiniamo supplici davanti a te. Già, perché voi tutti ignorate. Non aspettarti che io riveli la mia disgrazia, o per meglio dire la tua. Come? Sai e non parli? Vuoi tradirci? Vuoi annientare la città? Non intendo recare dolore né a me né a te. Perché insisti con queste inutili domande? Da me non saprai nulla. Dunque non parlerai, infame tra gli infami, faresti perdere la pazienza anche a una pietra. Continuerai a mostrarti così insensibile, così ostinato? Mi rinfacci la mia collera, ma non vedi quella che cova dentro di te, anzi mi rimproveri. E chi non si sdegnerebbe a udire queste parole che denunciano il tuo disprezzo per la nostra città?